La Federazione Nazionale degli Ordini degli Infermieri da molto tempo ha fotografato la situazione della professione infermieristica in Italia. Esattamente un anno fa abbiamo deciso poi di attivare gli stati generali della professione infermieristica, stati generali che hanno portato a raccogliere i contributi di più di 9.000 colleghi e a lavorare in tutto questo anno per sistematizzare questi contributi. Devo dire che quello che è uscito dagli stati generali, quindi quello che abbiamo raccolto dai nostri colleghi infermieri e infermieri pediatrici impegnati nella clinica, nel coordinamento, nella direzione, nell'insegnamento, è assolutamente aderente a quanto è uscito come risultato finale dalla consensus che abbiamo fatto sulla professione infermieristica. Quindi questo cosa significa? Che la fotografia della professione l'abbiamo ben chiara. Ovviamente la situazione è complessa, perché è vero che la professione infermieristica è presente in ogni setting assistenziale, ma è anche vero che soffre in maniera importante in questi ultimi anni di una valorizzazione che è sia di tipo giuridico e professionale rispetto all'evoluzione delle competenze, sia di tipo economico rispetto ai livelli stipendiali che sono, ormai lo sappiamo tutti, tra i più bassi d'Europa. Il problema della professione infermieristica è che oggi è anche molto poco attrattiva. Per queste cause i giovani non scelgono tra le possibilità di scelta universitaria il corso di laurea in infermieristica. Indubbiamente, come dire, la possibilità di costruire un percorso che vada a mettere in campo alcuni strumenti giuridici chiesti da tempo, quindi il superamento del vincolo di esclusività, la necessità di prevedere livelli di abilitazione differenziati per spostare anche un'abilitazione specialistica verso competenze e attività, vedi ad esempio la prescrizione di presidi e ausili per l'assistenza infermieristica, sono tutti strumenti che in qualche modo devono costruire quel progetto di rilancio della professione infermieristica affinché arrivi a renderla attrattiva nei confronti dei giovani. Siamo una professione prevalentemente femminile, 75-76%, quindi è evidente che se a fianco, ad esempio, un esercizio pubblico dipendente che ha una serie di vincoli, obblighi e doveri, si può affiancare anche un'altra modalità di esercizio professionale, che non è necessariamente la libera professione pura, riteniamo che questo sia uno degli elementi che possa in maniera significativa lavorare sull'attrattività. Ormai credo sia evidente a tutti che la laurea triennale, è fondamentale, ma deve avere una connotazione generalistica quale è. Quindi abbiamo bisogno di prevedere una formazione specialistica che vada oltre la laurea triennale, ovviamente riconosciuta e incardinata nel sistema organizzativo, giuridico e contrattuale. Prevedere un sistema che valorizzi e faccia crescere i giovani verso un incremento del livello formativo, verso le aree specialistiche, ma che nel contempo valorizzi e metta i colleghi di altre generazioni nelle condizioni di vedersi riconosciuto dal punto di vista dell'assegnazione degli incarichi, dello sviluppo di carriera, quelle competenze che hanno preso sul campo con formazione regionale o con master e con altri percorsi formativi. Sono moderatamente confidente sul fatto che i tempi siano maturi, sia per le interlocuzioni istituzionali, sia perché il problema sta emergendo in tutta la sua potenza. Si tratta sostanzialmente di finalizzare e di mettere a terra queste risultanze coerenti tra stati generali e consensus della professione.